Incentivare gli operatori economici alla denuncia del pizzo e delle attività estorsive e promuovere un'efficace cultura della legalità. E questa, in sintesi, la principale missione emersa dalla conferenza stampa che si è svolta stamane nella sede di Confcommercio Catania di Via Mandrà, nel corso della quale è stato presentato il report 2014 relativo alle attività svolte nell'ultimo anno dall'associazione anti-racket di Confcommercio dislocate nel territorio etneo. Si tratta dell'associazione Ugo Alfino di Catania, Francesco Borzi di Caltagirone, Alfredo Agosta di Paternò, Rocco Chinnici di Nicolosi e Carlo Alberto della Chiesa di Randazzo. Le associazioni del sistema Confcommercio hanno così contribuito all'approvazione di regolamenti comunali premianti le vittime di estorsione ed usura e sono state protagoniste nella battaglia per l'affermazione della legalità d'impresa nei corsi abilitanti previsti dalla legislazione regionale per l'esercizio di attività come l'agente di commercio, mediatore creditizio e commerciante. Importante quindi l'attività svolta negli istituti scolastici di Catania e provincia. Diverse inoltre nel bacino provinciale le attività a sostegno di quanti imprenditori e imprese hanno subito estorsioni e hanno avuto il coraggio di denunciare, permettendo alle forze dell'ordine di contrastare le organizzazioni criminali. Noi sappiamo che il fenomeno del racket e dell'usura è molto presente in Sicilia, che l'usura è aumentata a dismisura negli ultimi anni. Collaboriamo attivamente con le forze dell'ordine e con i magistrati, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento. Quello che ci dispiace constatare è il mancato funzionamento degli organi dello Stato, e mi riferisco alle prefetture, mi riferisco al commissario antiracket di Roma, che hanno dei tempi lunghi per le pratiche relative al ristoro per le vittime della mafia. Sono tempi inaccettabili che costringono le aziende a chiudere e quindi incentivano indirettamente l'economia illegale.